Potevo metterlo anche un po' più in basso, ma va bene. Ebbene, abbiamo appena appeso al muro il nostro terzo certificato di matrimonio. Quello celebrato a Mauritius con cerimonia creola. La popolazione creola di Mauritius discende dagli schiavi che furono portati sull'isola dal Madagascar e dal Mozambico. Il matrimonio creolo in genere si tiene all'aperto, ma la cerimonia è simile alle classiche cerimonie europee, per via dell'influenza prima dei francesi e poi degli inglesi. Quello che le rende speciali sono le danze sega. First of all, welcome to Mauritius. Thank you. To our Paradise Island, to Intercontinental Hotel at Balaclava. You've come a long way from Italy to Mauritius to celebrate a very special day today. Giorgio and Martina, you know, marriage is a very serious thing, yeah? It is. It is. You know each other for quite a long time, really. Yes. Well, we start with Giorgio. So, do you want to take Marina as your wife, to love her faithfully in happiness, in trials throughout your life? I absolutely do. Martina, do you take Giorgio as your husband, to love faithfully in happiness, in trials throughout your life? I do. Yes. Good, very good. Okay, you start. I start. Allora. Siccome stiamo improvvisando questa cosa, non so bene cosa dire, ma sono super contento di essere qui oggi per la terza volta a dirti quanto bene ti voglio, quanto ti amo e quanto sia contento che tu sia pazza almeno quanto me per fare tutto questo insieme. Hai già detto quello che avrei dovuto dire io, quindi dammi la mano. Ti ho già sposato 3 volte, quindi direi che sono abbastanza sicura di amarti, altrimenti mi sarei fermata la seconda volta, forse. Quindi non vedo l'ora che ci sia la quarta. Now you are lawfully wedded, Giorgio and Martina. Congratulations. Thank you very much. Thank you. Kiss the bride. Sure. I will. Dobbiamo spostare le camere. Are you ready? I'm ready. I'm not, you have the lipstick. Le danze sega hanno radici nelle danze rituali africane. Venivano ballate originariamente dagli schiavi ed erano allo stesso tempo un pianto per le miserie della vita e un inno al desiderio umano di gioia e felicità. Fino al 1960 circa, le danze sega erano ballate solo in luoghi privati perché ritenute troppo esplicite dalla Chiesa. Ma ora la musica sega è considerata la musica nazionale di Mauritius e la danza è praticata indipendentemente dall'etnia, tanto che è diventata un patrimonio culturale intangibile dell'UNESCO. Che noi probabilmente stiamo profanando in questo momento. Ma ok.
Mentre i danzatori se ne vanno all'orizzonte, noi vi ringraziamo per aver visto la nostra terza cerimonia. Sì. In giro per il mondo. Esatto, ringraziamo ovviamente Litvoyage per aver organizzato questo matrimonio. Se sì. volete sposarvi a Mauritius, chiedete a loro, perché non fanno solo cerimonie, credo, le fanno un esatto, sacco di tipi un sacco di cose. E quindi ovviamente anche l'ente del turismo e l'Intercontinental per averci ospitato. Quindi grazie mille a tutti. E a voi ovviamente per aver guardato il video. Perché certo. senza di voi nulla di questo forse accadrebbe. Forse sì. Non sappiamo, non vogliamo scoprirlo. Niente, ci vediamo al prossimo video e anche al prossimo matrimonio, magari. Mm-hmm. Mm. Come al solito, consigliateci dove sposarci la prossima volta. Ciao! Ciao!